vicino, guardavo di qua, scusi. Alessandro, bravo, vieni, eccolo qua, piano, piano, è fresco com'è, eh? Sono due ragazzi quasi coetanei, e uno del paese, uno viene da poco, vicino, paese vicino. Comunque, la prima cosa, noi ringraziamo per questa splendida accoglienza, perché sarà, penso l'accoglienza più bella, perché contesto come questo, con questa piazzetta, questo rinfresco, questo luogo, è tutto molto bello. Anche Leonardo è venuto, quindi non voleva mancare, almeno per la prima tappa, poi vediamo. Poi studia le biciclette, vediamo se riesce a raggiungerci. Questo è un luogo storico, perché abbiamo fatto il naviglio. I navigli sono stati progettati, programmati, migliorati da Leonardo, quindi siamo in terra leonardesca. Siamo usciti da Milano e l'acqua era vita, anche oggi l'acqua è vita, ma una volta ancora di più. Quindi i navigli servivano a portare l'acqua a Milano, servivano a bagnare i campi, servivano a dare l'igiene alla persona e a cucinare i cibi. Poi qui vicino c'è l'Adda, qui c'era il confine fra due stati importanti. Uno era lo Stato di Milano e un altro era la Repubblica Serenissima di Venezia. Quando Renzo Tramaglino scappa da Milano, inseguito Fuggiasco, quando attraversa l'Adda trova la libertà, trova la sicurezza. Quindi il Manzoni racconta di queste terre e di questi luoghi. Quindi qui, come è nel nostro logo, nel nostro slogan, è passata la storia. E poi celebriamo Leonardo, quindi c'è il passaggio più importante di Leonardo. Qui c'è il vice sindaco, c'è il sindaco, c'è Gianni, c'è il paese, quindi meglio di così non poteva andare come primo giorno, che ci è servito per venire fuori da Milano per comunque in questa breve tappa già comunque assaporare il gusto della storia, il gusto di luoghi dove attraversiamo, perché noi non pedaliamo solo per pedalare, ma pedaliamo anche per capire qualche cosa, per immergerci nei territori. È la forza della bici, è la forza dell'andare in bicicletta, è la forza di questo nostro ciclismo, che non è il ciclismo dei campioni come quello di Gianni, ma è la forza delle persone come noi che vogliono gustare quello che fanno, stare bene, rispettare la natura e immergersi proprio in questi contesti. Quindi grazie, un applauso veramente a questa splendida accoglienza, e grazie di tutto. Beh, grazie, intanto grazie a voi, complimenti per l'iniziativa, perché è davvero bella, anche perché credo davvero che non cadere, che la bicicletta sia lo strumento più bello e più adatto per visitare il nostro splendido paese, perché consente di avere una dimensione e la velocità giusta, non per fare le gare, per vincere il Giro d'Italia, ma per guardare i bellissimi paesaggi che in questo lungo tour sicuramente vedrete. Quindi davvero grazie per aver scelto Cassano Groppello per questo arrivo in questo luogo, come dicevi tu, pieno di storia. L'augurio è che possiate fare una settimana bellissima in un percorso davvero, davvero affascinante. E poi c'era, mentre parlavi della bicicletta, mi viene in mente una frasetta che è riportata in un libretto di uno che ha scritto, un francese che ha scritto il piccolo trattato di ciclosofia, che dice: uno che ha, avere la bicicletta e lasciarla chiusa in garage è un po' come avere la lampada via da Latino e non andare mai a strofinarla. Quindi grazie e complimenti per la vostra iniziativa. Sì, mi unisco ai ringraziamenti del sindaco.
questa iniziativa per Cassano è particolarmente importante anche perché siamo sui 500 anni di Leonardo, quindi l'abbiamo fatta rientrare all'interno di questa rosa di iniziative che abbiamo pensato per quest'anno, e credo che la storia in bici, anche le parole che ha detto prima Michelino, ricordano che c'è anche molta cultura dietro queste iniziative. È anche la settimana della mobilità sostenibile, per cui questa iniziativa l'abbiamo fatta rientrare anche in questo, perché invogliare comunque le persone all'attenzione all'ambiente, ad utilizzare quello che appunto è la mobilità sostenibile, quindi cosa meglio della bicicletta, al massimo andare a piedi, però questo è quanto. Adesso volevo anche però prendere l'occasione, poi scusate, questa cosa è nata un po' così da un incontro fortuito che con Gianni e Michelino ci siamo trovati, e detto facciamo arrivare a Cassano, poi Gianni ha detto Groppello è un po' di parte, anch'io ho detto Groppello è l'ideale, e quindi un ringraziamento particolare a Gianni. Abbiamo visto sul ponte, abbiamo rimesso il cartello quando Gianni ha fatto i 50 anni della vincita della tappa del Giro d'Italia, la maglia rosa, e Cassano ha avuto anche l'onore di ospitare la tappa del Giro d'Italia. Adesso volevo però anche invitare, dare la parola un attimo a Gianni e poi il nostro Leonardo, quindi chi meglio di lui, a raccontare che significato ha Leonardo e perché veniva in questi territori. Un saluto di Gianni. No, io voglio ringraziare tutti, siamo stati bravissimi ad attraversare Milano. C'è stata una piccola caduta, ma è andato tutto bene, che non è facile col traffico che c'era, eccetera. Bravo Michelino. E poi... Non piangere, dai. Ah, qui manca una persona, glielo dico io, il gruppo e l'altro. Manca il nostro Carluccio. Ciao a tutti, grazie. Grazie all'amministrazione comunale, veramente. Che quando si arriva da queste parti è bello. Ciao a tutti e buon proseguimento. Stasera siamo a Desenzano. Ciao. Grazie a tutti. Chiudiamo con Leonardo. Leonardo. Io non sono abituato a parlare con codesti ammennicoli. La mi permettano, torno all'antico. Cercherò di spiegarvi il perché venivo frequentemente ad Aprio d'Atta. Quando era la corte degli Sforza, mi capitava di soffrire un po' di nostalgia, perché a quei tempi io, toscano, ero considerato uno straniero. E allora, quando mi pigliava la nostalgia di Vinci, di Anchiano, che era montagne, boschi, l'Arno, e c'era la natura, a Milano dove stava tutta sta cosa? Fiume non ce n'erano, colline non ce n'erano, boschi non ce n'erano. Allora capitò che il buon Demelzio Gerolamo, signore di allora alla corte degli Sforza, mi presentò un progetto che l'aveva ideato sua maestà Francesco I re di Francia, di venire ad esplorare il corso del fiume Adda per vedere come realizzare un canale che scorresse in luogo dell'Adda per portare le merci che dalla Brianza, dalle Orobie, dalla Svizzera potevano raggiungere Milano. Aspita, quando mi sono trovato lungo il corso dell'Adda a veder codesti paesaggi, mi è venuta una voglia di fermarmi qui. Ecco perché venivo frequentemente da codeste parti, e poi perché c'era Gianni Motta, che era mio amico. Benvenuti. Bravo. E buona pedalata. Bene, anche noi ringraziamo in modo particolare Rudun, perché come sempre sono disponibilissimi a organizzare questi momenti che sono conviviali ma anche culturali. Grazie mille all'associazione Rudun. Allora noi abbiamo ancora chi ci segue anche la LILT, che abbiamo un messaggio sociale, quello della Lega Italiana Lotta i Tumori, abbiamo alcuni volontari che seguono questo nostro giro e ci omaggiano con braccialetti e gadget per seminare e diffondere il loro messaggio. E
Grazie a voi. Grazie. E poi abbiamo una maglietta che racconta di Leonardo, che abbiamo fatto fare, che è un po' il logo del nostro viaggio. Le consigliamo al sindaco e neanche Leonardo riuscì a inventare la Milano Matera, quindi. La foto. Mi assomiglia, eh? Oh, sì. Mi ero appena svegliato. E anche all'assessore che tanto ha fatto in questi mesi per realizzare tutto. Bene, grazie. Noi abbiamo portato un piccolo dono per dei libri del territorio. Aspetta che magari lo prendiamo. Te l'hai già studiato, Leonardo. Quindi ville di delizia che ricordano anche i passaggi di Leonardo da Vinci, ne abbiamo portati alcuni, poi vedrete voi come a chi distribuirli, e anche per tutti i partecipanti abbiamo voluto portarvi, poi lo metterete sul pullman, questo che è una raccolta fotografica di un'iniziativa fatta appunto nella nostra isola Borromeo, che è un parco naturalistico bellissimo, e che ci teniamo così a donarvelo per farvi vedere la bellezza del nostro territorio.